vita di un compositore telefonico. Tu sei arrivata, che apparenza bellissima, splendida. M'hai mandato in tinto stile lei, splendida. M'hai mandato in tinto stile lei. Non fare fesserie, Antonia. Esci. Parla. Che stai combinando? Senti, ha ragione. Forse la colpa è mia. Ma adesso esci, ti prego. Apri sta porta. Ne parliamo, no? Perché devi buttare tutto sul tragico Cristo? Possibile che non possiamo risolvere ste robe da persone che ragionano? Sei una pazza incosciente! Ecco quello che sei! La pazza incosciente rinchiusa nell'altra stanza, che poi sarebbe il bagno, sono io. L'altro, quello che mi urla e mi supplica di non fare fesserie, è mio marito. Antonia, vieni fuori! Ti prego! Sto mandando giù un cocktail di pillole varie. Mogadon, Rohypnol, Optali, Donfemi, Dolveron, Alcibalgina e 18 supposte di nisidina. A pezzetti, tutto per bocca? Antonia, Antonia, di qualcosa! Mio marito ha già chiamato l'autoambulanza. Fra poco arriveranno, sfonderanno la porta. Stanno arrivando quelli del pronto soccorso. Butteranno giù la porta. Cristo, è la terza volta in un mese. Quello che mi scoccia di più nel salvataggio sono le lavande gastriche. Sto tubo infilato in gola e rincretinimento per giorni e giorni. L'espressione imbarazzata poi con cui ti guarda la gente che gira per casa e poi... fatalmente mi costringono ad andare dallo psicoanalista, pardon, dall'analista. Un pirla, ma un pirla che sta per due ore in silenzio a fissarmi, seduto sulla sua poltrona con la pipa in bocca e poi all'improvviso mi fa: pianga, signora, pianga. Antonia, Antonia, di qualcosa. Fai almeno un rantolo, così se non altro capisco a che punto stai. Adesso me ne vado e non mi vedi più, eh? A dire la verità, non è la prima volta che voglio morire. Non ingoiare le pillole gialle! Sono le mie pillole per l'asma! Un'altra volta ho tentato di buttarmi giù dalla finestra, ma lui mi ha abbrancata al volo. No, no, ti prego, scenditi lì, sì, hai ragione tu, sono un bastardo, ma ti giuro che è l'ultima volta che ti metti in una situazione simile. Ma cosa vuoi che me ne importi di te, delle tue storie, delle tue donne stronze? Beh, perché se fossero state intelligenti ti sarebbero andate meglio. Ma adesso scendi, dai, no. Ti prego, parliamo una piano terra, no. Dai. Io me ne sbatto. Io mi butto! No! Sì! Piuttosto ti spezzo la caviglia, eh! Lasciami! Te la spezzo! Ah! E me l'ha spezzata davvero! Sto coglione! Un mese, sì. Un mese con la gamba ingessata. Ingessata, ma viva! E tutti quanti che mi chiedevano...